Il punto è, come dice Matteo Renzi, che la proposta di mediazione Conte è incostituzionale. Allora, per noi il lodo Conte, il cosiddetto lodo Conte, se rimane così com'è, lo abbiamo già detto, apre a profili di incostituzionalità, molteplici profili di incostituzionalità. Quindi la nostra non è un'impuntatura, ma è come sempre una valutazione sul merito che tiene conto anche della posizione delle vittime che partecipano al loro processo, perché una vittima senza giustizia è una vittima che non ha una risposta e quindi non viene tutelata anche la sua posizione e il suo bisogno anche di poi riprendere un percorso personale dentro e attraverso la giustizia. Se il lodo Conte resta in campo, perché lei, Renzi, ha detto che quello è un lodo incostituzionale, non va. No, noi non pensiamo che sia incostituzionale, pensiamo che sia una proposta che ha una sua dignità e che ha una sua ragionevolezza, tanto è vero che è stata chiesta a gran voce da molti magistrati, anche dagli avvocati. Ricordo per esempio che un avvocato, un professore universitario molto noto come Spanger, l'ha proposta anche lui come mediazione, quindi riteniamo che possa essere una proposta interessante, può essere modificata, aggiornata, integrata. Su questo si lavorerà nei prossimi giorni, ma noi riteniamo che sia una base di partenza interessante e utile per trovare una mediazione, ovviamente dentro una riforma più complessiva del processo che oggi ha trovato una larga condivisione, quantomeno nei suoi aspetti essenziali. Tu, qual è la vostra proposta? Ma noi attendiamo che poi i contorni insomma vengano anche un po' definiti da chi questa proposta la sostiene, convinto della bontà di questa proposta. Noi non siamo convinti, cioè abolire la prescrizione non è assolutamente la soluzione e non è neanche un metodo per incidere sulla lungaggine quindi dei procedimenti penali, non è questa la soluzione. Partire dalla coda per poi risolvere la testa, diciamo, non è questa la soluzione. E quindi attendiamo che questa disponibilità possa concretizzarsi in qualche cosa che sia condivisibile sempre sul merito. Quindi come sempre ci riserviamo di valutare. Abbiamo fatto un passo in avanti, tant'è che il cantiere anche sul tema della prescrizione proseguirà d'accordo con Italia Viva. E quindi ci si è lasciati con l'impegno di approfondire ulteriormente i contenuti del lodo che avanzò il presidente Conte, e su questo impegno anche Italia Viva ha, come dire, manifestato apprezzamenti e disponibilità a proseguire questo approfondimento. Non so i tempi concreti, se riusciremo a vederci questa settimana o i primissimi giorni della prossima, però insomma noi diamo un giudizio positivo del clima e del lavoro fatto. Una proposta bocciata da Matteo Renzi in radio pochi minuti fa, la proposta di mediazione sulla prescrizione. Matteo Renzi non era presente alla riunione, credo che si riferisca un po' all'esito della riunione precedente. Io credo che oggi si siano fatti dei passi avanti. Martedì in aula alla Camera si voterà la proposta di legge Costa. Voi di Italia Viva siete pronti a votare con Forza Italia, come andata in commissione? Vedremo che cosa emergerà nei prossimi giorni, quindi ci sarà comunque un aggiornamento e vedremo che cosa verrà fuori.